La passione, diciamo che l'ho sempre avuta da quando sono nato. Mio papà faceva già questo lavoro e da lì, un po' alla volta, usando queste macchinine piccole, usando anche le gru, quelle edili grandi, quel pochino di esperienza che avevo, mi sono un po' allontanato, sono andato in cerca di altre ditte che avevano più macchine e lavori più grandi. È lì che ho imparato bene perché le macchine vecchie non avevano l'elettronica che hanno adesso, che ormai vanno da sole fra poco. Poi logicamente ho avuto dei maestri. Guardando tutti come lavoravano, ho fatto un riassunto di questa visione e l'ho messa in pratica come la vivo io, insomma. Mi piace andare sui boschi, andare all'aria aperta, fare il legname. È una passione anche questa per me. Anche su questo ci sono le competizioni. Noi facciamo questo lavoro per 6 mesi l'anno e poi il periodo estivo mi dedico un po' più al tempo libero. La cross non è mia, è della mia fidanzata, però alla fine usiamo insieme. Fare giri lunghi usiamo quella. Comunque no, non ho una vita spenta, è molto movimentata. Quando diventi campione devi subirti telecamere, macchine fotografiche, gente che ti guarda. Vivo a due. Scusa. L'ho cambiata un po', non so quale ti piace di più comunque. All'inizio non ti senti a tuo agio. Perché me la gente capisce, era bisogno che... Scusa, adesso qua possiamo tagliare. È un'espressione mia questa. Adesso che è già il secondo giorno, sono più spontaneo, tranquillo. Purtroppo mi hanno messo poco gasolio. Mettesti qua, sento dopo. Comunque, bella esperienza anche questa, insomma.